Come nasce l'idea di questa ciclofficina? Le idee, soprattutto quelle che poi riescono, come sempre nascono quando si raccolgono delle istanze vere. E quindi il progetto nasce dal confronto con dei lavoratori che sul territorio si muovono, lavorano come rider, in particolare con la comunità pakistana, perché su Torino il food delivery sta avendo un processo di forte etnicizzazione. Quindi la Camera del Lavoro, il NIDIL poi in particolare, ha avuto modo di confrontarsi con loro. Chiaramente le istanze sono quelle che hanno a che fare con i rider a livello nazionale, sappiamo qual è la campagna. La conosciamo benissimo, quali sono gli interventi che si sono susseguiti negli ultimi mesi, quindi le istanze forti riguardano soprattutto il salario, la sicurezza, però ci sono anche delle istanze che partono, come dire, dal concreto, dal bisogno immediato, che è quello di riuscire ad avere un posto dove trovarsi innanzitutto, perché i rider non hanno un luogo, non abbiamo più una fabbrica ma abbiamo un altro contesto lavorativo, e quindi riuscire a dare a loro un luogo dove potersi incontrare e poi un luogo dove poter fare manutenzione dello strumento di lavoro che è appunto la bicicletta, con l'idea che ognuno di loro possa imparare a fare manutenzione da sé, quindi renderli autonomi anche in questo. È anche un modo per avvicinare i rider al sindacato? Assolutamente sì, in realtà le camere del lavoro nascono così, e quindi quando si parla di sindacato di strada in realtà poi è questo, cioè aprirsi al territorio, ai lavoratori, alle istanze che esistono e provare con loro a dare delle risposte. In quali giorni sarà aperta la ciclofficina? La ciclofficina sarà aperta il martedì e il venerdì in via sperimentale, poi bisognerà capire se i bisogni sono diversi, dalle 16 alle 18, che è l'orario prima sostanzialmente del servizio per la cena, quindi il precena, e dovrebbe essere funzionale per loro.